Thank you so much. You're very pretty. Thank you. Ci avete presente quelle foto che mi dite tutti? Che belle, come fai? Il 90% delle volte devo aspettare che ti cazzo dei turisti se levano dalle palle. Ti affassi i selfie col bastoncino. Ma vaffanculo. Chi è? Cioè, hai capito qua l'idea sarebbe? Io la metto a sedere gli scalini con lo sfondo del piccolo tempio. Invece c'è quella che è mezz'ora che sta là con quel cazzo dei selfie stick a farsi i selfie. Allora oggi sembra tornato tutto alla normalità qui a Hong Kong. Il tifone è andato, non è stata proprio una passeggiata, anzi qui vicino a Macao ha fatto anche delle vittime, però diciamo qui è andato abbastanza bene. E niente, oggi si torna alla normalità, torno a fare quello che mi piace, sono qui in visita al tempio di... Aspetta che muovo, leggo che è un po' complicato. Sik Sik Yuen Wong Tai Sin. C'è pure qualche raggio di sole oggi. Non so quanto durerà, ma la pioggia comunque non è fastidiosa perché fa un caldo pazzesco quando piove, benedetto. Andiamo, ti ricomincia.
niente, praticamente sono tipo una star qui in Oriente io. Appena mi vedono col cavalletto a fare le foto, le riprese, se vogliono tutti fare le foto con me, non ho capito perché. Ed eccomi tornato sull'isola di Hong Kong, sono tra i grattacieli di Central perché sto andando a prendere il tram per il Victoria's Peak. Victoria's Peak è il punto più alto sulla collina dietro Hong Kong, dove si può avere una vista su tutta la baia. E diciamo che ci sarei voluto andare al tramonto, ma con questo tempo capace non si riesce a beccare il momento giusto, quindi in questo momento è una bella giornata, c'è pure un po' di sole, vado adesso. Ragazzi, non potete capire quel tram come si è arrampicato su questa collina. È stata una pendenza a 50 gradi, una cosa impressionante. Niente, sono arrivato, quindi sono sul Victoria's Peak. Qui dentro c'è il grande osservatorio, sotto c'è il Madame Tussauds, di cui non mi frega niente. E quindi adesso vado su e vediamo la baia di Hong Kong dall'alto. Beh, che dire, oggi sto recuperando la grande, eh? Non male la baia di Hong Kong dall'alto. Si vede che è tornato tutto alla normalità. Hong Kong, quartiere dove sono io, è nel Guinness dei primati per essere il quartiere con la più alta densità di popolazione per metro quadro. Sono nella zona di Jordan, è famosa perché c'è il Temple Street Night Market, che è questo qui dietro di me, la cui peculiarità è quella che apre verso le 3 del pomeriggio ma va avanti fino a notte fonda. Io odio i mercati, quindi. Allora, continua a finire qui, ma è inevitabile. Questo qui è, guardate, ho visto tanti skyline, ma questo qui se la gioca con quello di New York, è veramente è impressionante. Peccato che il mio telefono non può restituire neanche veramente un centesimo della visione che c'è qui davanti. Questo skyline fa paura, è impressionante, è bellissimo, una cosa. Quindi niente, stasera vi saluto da qui. Ci vediamo domani.